Vogliamo passare adesso, diciamo, dal mondo spirituale e materiale al mondo solo materiale, in questo momento. Vogliamo parlare del CERN. Allora, il CERN. Vediamo se... Voglio prendere, intanto voglio mettere un po' di immagini. Allora, vediamo se qui mi dà qualcosa. CERN. No, però immagini. Ecco qua, questo è il CERN, voilà, ah, tutto qua, eccolo qua, me l'ha dato subito. CERN, il CERN, dice che c'entra il CERN, ah vedi qui c'è tutto, che c'entra il CERN Alessio con Apocalisse 9? Vedremo che c'entra il CERN con Apocalisse 9, bada bene, noi non diciamo che il CERN c'entra in modo tassativo con Apocalisse 9, noi intanto vogliamo vedere se ci sono delle, come dire, delle correlazioni fra il mondo scientifico, in particolare del CERN, e Apocalisse 9. Vediamo, vediamo. Lo vedremo insieme, pian pianino. Poi l'ascoltatore avrà l'ultima parola. Ognuno di voi poi prende o lascia, come è scritto nella scrittura. Ritenete il bene e lasciate andare il male. Bene, se c'è qualcosa che tu reputi che non sia giusto, eccetera, eccetera, lascialo andare. Allora, nel 1954 viene creato il CERN. Interessante. Tramite 12 nazioni europee. 1954. Interessante, era appena finita la guerra, perché la guerra finisce nel 1945, non c'era una lira. Eppure viene creato il CERN. Il CERN è costato e costa oggi trilioni, trilioni di trilioni di trilioni di dollari. E poi dicono che la fame nel mondo e tutto quanto la fa il cristianesimo, pensa un po'. Hanno una cultura queste persone proprio da ciabatta. Ecco. Detto proprio alla romana. Allora, si tratta di una collaborazione scientifica di molte nazioni, non solo dell'Europa, di ben 8.000 scienziati. Cioè non è che stiamo parlando, ragazzi, che qui ci sono 4-5 scienziati, eccetera, eccetera. 8.000 scienziati. Interessante notare la data, ulteriormente lo diciamo, 1954. Perché? Israele, gli ebrei, scusate, tornano in Israele nel 48 con risoluzione ONU del 47, la 181. E se voi notate, noi queste cose le stiamo dicendo in tutti i video, quindi chi ha visto i nostri video sa di quello che stiamo parlando, chi non li ha visti naviga un po' nel buio. Allora, da quel momento che scatta l'ultima generazione che durerà dai 70 agli 80 anni, dal 1947 o 48, si è iniziato a concretizzare tutto quello che è il discorso degli ultimi giorni, il discorso finale, e ivi compreso anche il CERN, qualora c'entrasse. Vedremo, vedremo. Dateci una possibilità, nel senso che prima di giudicare, aspetta che finisco il discorso, se no non puoi giudicare, e poi giudica tutto. No, che non giudichi. Bene. Come già detto, sono stati investiti trilioni di trilioni di trilioni di dollari, idem per la conquista dello spazio. E poi la gente se muore di fame e la colpa è degli cristiani e degli ebrei. Giusto, giusto. Di chi è la colpa del mondo? Di noi cristiani e dei nostri cari amici ebrei che salutiamo tanto. Che Dio benedica Israele. Sempre, noi saremo sempre pro Israele, sempre. Dio dice che chi benedice Israele sarà benedetto, che Dio benedica Israele. Poi se uno fa del male, deve pagare, ma la persona, non la popolazione. Bene. No, no. Noi riprendiamo i massoni, i satanisti, questi riprendiamo. Questi sono il male del mondo, i massoni. Altro che... E se un ebreo è massone, la deve pagare lui come persona, però. E se un cristiano dice di essere cristiano ed è massone, che la paghi pure lui. Perché
Attenzione. Quindi sono stati investiti tutti questi soldi nello spazio, nel CERN, eccetera, eccetera. Perché cosa? Perché la gente si affanna a conquistare lo spazio. Perché? Cosa fa? La prima cosa che fa l'uomo sul pianeta Terra, che cos'è? Creare armi di distruzione. Perché chi ha le armi può conquistare la Terra e governare. Giusto? Ecco. Quindi, perché pensate che la gente voglia andare nello spazio? Perché con i satelliti, con le armi che vorrebbero mettere là sopra, se già chissà quante ce ne sono, chi controlla lo spazio controlla il pianeta Terra. Conquista il mondo, ammazza tutti e si mette a governare dicendo che egli è Dio. Ed è esattamente quello che farà l'anticristo, non ci fa una piega. Il male del mondo è la massoneria, è il satanismo. È questa roba qua. Dio non ci ha detto di governare lo spazio, di conquistare lo spazio, ma di governare e soggiogare la Terra, conquistare la Terra. Non siamo contro la scienza, ma sì contro il suicidio. E poi studiare lo spazio a discapito delle popolazioni che muoiono di fame? Sai che c'è? Che noi siamo veramente liberi di intendere e di volere. E non vogliamo chiamarci liberi pensatori, perché questa è una frase tipicamente gnostica e massonica e satanica. Anche se ci sono cari fratelli che la usano, però noi preferiamo non usarla. Allora, cos'è il CERN? È il più potente acceleratore di particelle del mondo. Loro cercano di giustificarsi perché sono furbi, ma la loro furbizia è satanica, quindi è facile da buttare giù. Loro dicono, no, ma voi non vi dovete scandalizzare che questo è un mega acceleratore di particelle, perché pure il televisore lo è. E noi rispondiamo, perché a noi ci piace rispondere, ma davvero? Oh, ma cosa mi dici? Ma come sei bravo, pure il televisore allora è un acceleratore di particelle e quindi siamo tutti calmi e tranquilli. Ma è come dire, no? Non ti preoccupare se abbiamo creato una bomba atomica capace di distruggere il mondo 1000 volte. In fondo anche il fucile è un'arma. Giusto, è proprio un paragone. Paragonare l'acceleratore di particelle del CERN, paragonarlo all'acceleratore di particelle di un televisore, è come paragonare una bomba atomica che ti può distruggere la Terra 1000 volte con un fucile preciso. Intelligente. Questi sono scienziati, scienziati, gente che ha di quoziente intelletto, il loro intelletto arriva a 200, qualcuno pure 230, pensate. Fantastico. Ora però, se ti scoppia un televisore dentro casa, te pia un corpo e finisce lì, a meno che non lo stai a bracciare, e allora vabbè. Ma se no, finisce lì. Ma se ti scoppia il CERN, o se crea qualcosa il CERN, vedremo quello che succede. In questo video parleremo di tutte queste cose. Saranno gli stessi scientifici a rivelarcele, a dichiararcele anzi, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora, è stato denominato da molti scienziati il mostro acceleratore di particelle, di atomi sottoterra. Grazie a questo acceleratore è stata rivoluzionata la fisica con la scoperta del famoso, ne avrete sentito parlare tutti nei mass media, del bosone di Higgs. Detta la particella di Dio. Domanda, perché a noi ci piace fare la domanda del milione. Quale Dio? Il Dio dei massoni? Il Dio dei gnostici? Il Dio dei satanisti? Sapete che tutti questi dicono c'è un padre, c'è un padre. Sì, sì, c'è. Voi avete un padre. Quello con la P minuscola però. Il cane, la scimmia di Dio. Satana il maledetto. Mm.
Ma fammi sta buono. Allora, perché un mondo cosiddetto ateo chiama le cose con nomi spirituali? Perché? In fondo, se Dio, come vogliono farci credere, non c'è, perché lo mettono dappertutto? Ma vedremo! Troppe cose vedremo da questo momento in poi. Bene. Forse poi sta parte, oltre al video intero, la taglieremo e la caricheremo anche da sola. Stavo pensando adesso mentre facevo tutte queste considerazioni. O esposizioni, anzi. Vediamo. Allora, queste particelle, appunto con questo acceleratore che potete vedere qua, vedete? Qui c'è questo, eccolo qua in particolare, questo è uno, eccolo qua, vedete? Questo è l'acceleratore che si trova tra Svizzera e chi era? Mi ricordo, vabbè, una parte sta in Svizzera e l'altra parte sta, non mi ricordo se sta, in Francia, sì, tra Svizzera e Francia. Vedremo tante cose anche di dove sta, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quindi queste particelle vengono spinte a velocità che vanno alla velocità della luce, forse anche di più, e le fanno collidere. Non pensate che siano giochetti da ragazzi, eh? Ok, questo perché lo fanno? Beh, perché loro sono curiosi, vogliono risposte, vogliono conoscenza, e quindi fanno queste cose. Fanno così. Qualcuno dirà, ah, ma sei contro la scienza, contro la scienza. Io sono contro il suicidio e non sono l'unico. Adesso vedremo dei fior di scienziati che si sono opposti a tutto questo e perché si sono opposti. Allora, cosa investiga il CERN? Ma solo Dio sa tutto quello che investigano. Comunque, siccome tutto viene alla luce, molte cose sono venute alla luce. E quindi si è saputo, perché loro stessi ce lo hanno dichiarato, che stanno investigando la materia oscura, la supermateria, l'antimateria, altre dimensioni, apertura portali dimensionali, altri universi, mondi spirituali, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'antimateria, un grammo di antimateria ha 4 volte la potenza della bomba di Hiroshima. L'antimateria esisteva quando si è creato il mondo, poi non c'è stata più. Se l'antimateria venisse ricreata, amici miei, sono fatti nostri. Questi stanno facendo questo, con i miei e i tuoi soldi, perché poi noi siamo poveri, cioè morimo di fame, la gente muore di fame, eccetera, 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 e questi spendono tutti questi soldi, quando noi, come noi abbiamo sempre asserito nel mondo, potremmo essere tutti quanti ricchissimi. E invece per colpa di questi qua, dei governanti, dei politici, degli industriali, che sono tutti massoni, tutti gnostici, e massoneria e gnosticismo è la stessa cosa col satanismo, ve lo dimostreremo ulteriormente nei prossimi video che faremo di denuncia al mondo ufologico, è chiaro che il male del mondo sono loro e non i cristiani. Nel 2008, dopo alcuni lanci di protoni, la macchina si danneggiò. Bene. E la dovettero riparare. Indovinate quanti soldi è costato? Appunto. Immaginate. Nel 2013 idem, vengono impegnati 10 con la B di Bologna, bilioni di dollari, per ripararla, per aggiornarla, per restaurarla. Scusate, non per restaurarla. Okay. Nel 2012, appunto, si scoprirà il bosone di Higgs, detto appunto la particella di Dio. E ripetiamo la domanda, quale Dio? Forse quello loro.
Ci sono altre curiosità sul CERN, ovvero che stanno cercando universi paralleli. E, reggetevi, vogliono creare, in miniatura dicono loro, un buco nero. Che cos'è un buco nero? Andate su, rimanete su YouTube dopo e mettete la voce universo buchi neri. Universo buchi neri. E vedetevi qualche documentario e documentatevi. Di che cosa sono i buchi neri? Un buco nero, ti prende il sole, lo succhia e te lo fa diventare piccolo come questo tappino qua in un secondo. Insomma, in un tempo relativamente corto, quello che è, insomma. Questo è un buco nero. Che ne pensate? Questi stanno qui sulla Terra, la loro curiosità, vogliono creare un buco nero in miniatura. Non so quanti scientifici hanno scritto e gli hanno detto siete una massa de pazzoidi. Scientifici li hanno denunciati. Non è che siamo noi che diciamo che sono a manica dei pazzi da legà. E questi hanno 200 di quoziente intellettivo. Riprodurre buchi neri. Vogliono riprodurre buchi neri. Pensa un po', sulla Terra. Infatti qualcuno ebbe ad asserire delle cose molto, molto, molto che danno a che riflettere. Uno di questi è stato niente meno che Stephen Hawking. Stephen Hawking, per chi non lo sapesse, allora, sarebbe questo qua. Ok. Ecco, questo è Stephen Hawking. Ok? Ateo, che dice che non crede in Dio, eccetera, eccetera. Completamente ateo. E questo qui praticamente è il moderno Einstein. Ok? Allora, cosa disse Stephen Hawking quando fu rimodernato e tutto quanto? Lui disse che questo CERN creerà gravi danni non solo al pianeta Terra, ma a tutto l'universo. Giustamente, se questi vogliono fare i buchi neri e tante altre cose, stanno giocando a voler essere Dio. L'uomo vuole sempre essere Dio. Bene. Quindi, a dirlo, è stato questo signore qua. Ok? Quindi, se non siete d'accordo con quello che vi stiamo dicendo, andate da questo signore e gli dite, capisci niente, no? Perché mo sono tutti professori, no? Arrivano sti quattro satanistelli dei quattro soldi, arriva il birillo de turno, no? Smentiscono tutti quanti i lessici, i vocabolari di ebraico, la Bibbia, i manoscritti originali. Perché? Perché? Perché loro sono massoni. E siccome loro sono massoni, e tutto quanto, mo sono tutti professori. Che capiscono niente voi, alla fine. Bene. L'astrofisico Neil deGrasse Tyson, anch'esso lanciò un allarme. E nel lanciare l'allarme, lo fece in un modo particolare, ovvero portò un esempio. E l'esempio è questo, testuali parole. Ve le leggiamo. Lui disse, l'astrofisico Neil deGrasse Tyson, disse, qualunque persona avesse il sentimento di far saltare un qualsiasi pianeta dell'universo, per farlo non dovrebbe fare altro che costruire una macchina esattamente come il CERN. Raggiungerebbe il suo scopo immediatamente e in modo molto semplice e rapido. Lo ha detto questo astrofisico. E sono state scritte lettere dal mondo scientifico a questi 8.000 scienziati, eccetera, eccetera, eccetera. Vi potete documentare e poi metteremo dei video in descrizione dove gli stessi
scienziati del CERN ci dicono quello che stanno facendo. Ovviamente non saranno in italiano, ma che ci... Vedete un po' voi se li trovate in italiano. Casomai se li trovate metteteli nei commenti. Allora, altro fattore intrigante che questi scienziati vorrebbero fare è ricreare il Big Bang. Cioè, questi stanno a giocare a essere Dio. Vogliono ricreare il Big Bang. Ragazzi, il Big Bang, ok, è stato, per dirla alla romana, un botto da paura. Una esplosione talmente grande che da lì è nato l'universo, si è propagato e ancora oggi si sta propagando. E questi vogliono ricreare un Big Bang, dicono in miniatura. Cioè, non so se riusciamo a trasmettervi la gravità della situazione. E tutti, che bello, che bello, che bello. Ma io dico, ma santo Signore benedetto, ma informiamoci. Informiamo la Chiesa. Lanciamo le allarme. La Chiesa non deve dormire. Poi se ci ascoltano bene, se non ci ascoltano, oh, il lavoro nostro l'abbiamo fatto. Quindi vogliono cercare di essere Dio, i creatori. L'uomo è Dio. E quindi crea. Bene. Ripeto, vi metteremo i link dove loro stessi vi dicono queste cose, eh? Oltre che queste cose stanno nei giornali, nei mass media, se la gente si documentasse, invece di vedesse solo il calcio, e poi il resto vive così nel più totale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, John Ellis, che è uno dei più grandi scienziati al mondo che lavora al CERN, lui stesso vi dirà queste cose nei video che troverete in descrizione sotto al presente video. Allora, qualcuno, per descrivere la pazzia di questo CERN, di quello che si sta facendo in questo CERN, portò l'esempio del castello. Se tu prendi un castello e inizi a smontarlo tutto, pietra dopo pietra, e a togliere il cemento e tutto quanto, alla fine ti ritroverai in mano un mare di pietre e il castello non lo potrai più riarmare. Nel senso che tu immaginati che il castello è stato fatto da un architetto. Un architetto. Quindi solo l'architetto è capace a costruire quel castello. Se arriva un altro che non è architetto e lo smonta tutto, non lo potrà mai più rimontare, riarmare. Bene, il castello che stiamo presentando in modo allegorico è l'universo, e l'architetto, come dicono i massoni che lo chiamano il grande architetto dell'universo, che quello è Satana, ma in verità il vero creatore, che nella Bibbia si chiama creatore, non architetto, il vero creatore, ma per far capire, lo stiamo dicendo, il vero creatore è Dio, e solo Dio ha la capacità di poter creare. Se tu lo vai a smontare, questo universo, ricreando il Big Bang, ricreando, e vogliono prendere quello che unisce gli universi, cioè tipo un attacco, e portarlo al suo stato primario, liquido, eccetera, eccetera, dopo non lo riarmerai mai più. Questo vogliono fare questi pazzoidi. Mi viene da pensare alla lettera Bet. Bet. Me la dà? No. E te pareva. Vediamo Bet. Allora, se metto l'alfabeto. Alef, Bet, Gimel, Dalet, vediamo, ho fatto attaccato, vabbè, ecco, questa è la graffa, Alef, Bet, vorrei solo una Bet, solo la Bet vorrei.
Tibet e Yuri. Aspettiamo i comodi della rete. Intanto ci guardiamo. Ecco qua. Oh. La bet è questa. Ce l'abbiamo fatta. La prima lettera della Genesi, quindi della Bibbia, è questa. Dicono gli ebrei, e siccome quello che dicono in questo caso è perfettamente biblico, quindi si può tranquillamente prendere, che ha un significato particolare. E il significato è questo. Tu trovi qua chiuso e trovi solamente aperto davanti. E siccome la prima lettera e le prime parole i primi versi parlano della creazione, qui ti sta dicendo da qua in poi la creazione viene rivelata. Da qui indietro è chiuso, non cercare di capire e di indagare, perché non ci riuscirà mai. L'uomo vuole oltrepassare questo limite, l'uomo distruggerà se stesso. Loro, questi qua, questi signori del CERN, quindi vorrebbero sapere come era fatto l'universo nel principio. Quindi vogliono ricreare il Big Bang. Vogliono scollare tutto, portarlo allo stato liquido. Ecco perché poi Stephen Hawking disse, attenzione, voi distruggerete non solo la Terra, ma lo stesso universo. Bene. In tutto questo, il CERN sta cercando fenomeni paranormali, lo dicono loro, lo hanno detto loro. Universi paralleli, mondi spirituali, fenomeni paranormali. Ma non erano atei, questi scienziati? A quanto pare no. Ma infatti la massoneria non è atea e lo gnosticismo neanche. Sono adoratori di Satana, che loro lo chiamano Lucifero. Ma questa è un'altra storia. Vogliamo aprire una parentesi. Chiudiamo questa qua. Torniamo qua. Vogliamo aprire. Noi abbiamo scritto CERN. Guardate tutto quello che ci sta comparendo davanti. Guardate. Guardate. Guardate questa immagine. Dopo ve le mostreremo. Guardate questa. Bellissima questa. Questa è stupenda. Ci interessa tutto qua. Solo scrivendo CERN, attenzione, poi qui sto con Starpage, neanche con Google. Noi non usiamo niente di ufficiale, quindi niente Google, niente di... usiamo Linux, tutto... Niente che fa parte del sistema del nuovo ordine mondiale. Bene, allora, parentesi, la Trinità satanica dell'India, cioè mo che c'entra? E mo vediamo che c'entra. Trinità satanica dell'India. La Trinità satanica dell'India, guarda caso tutti vogliono imitare la Trinità, è composta da Shiva, Vishnu e Brahma. Bene. Allora, Shiva sarebbe il loro dio con la D minuscola della distruzione, Vishnu il dio della preservazione e Brahma il dio della creazione. Quindi Shiva nell'induismo distrugge. Poi che cosa fa? Distrugge perché poi distruggendo vogliono ricreare, per farlo chiamano Brahma. Quindi prima si distrugge e poi si ricrea. Cosa dice il nuovo governo di ordine mondiale? Vogliamo distruggere tutto per ricreare un nuovo mondo, un nuovo governo di ordine mondiale. Cosa ha detto Monti? L'Europa ha bisogno di crisi, quindi di distruzione, perché solo così potrà crescere nuovamente.
perché si ricostruirà ciò che sarà distrutto appunto dalla crisi. Bene, vi metteremo il link anche in descrizione. Bene, quindi troviamo nell'induismo riproposto il pensiero del nuovo governo di ordine mondiale, o del governo del nuovo ordine mondiale, come lo vogliate chiamare. Bene, qualcuno allora abbiamo detto che la trinità satanica indiana è composta appunto da queste tre entità, Brahma, Vishnu e Shiva. Bene, se tu metti CERN, come abbiamo fatto noi CERN, ti appare appunto il CERN, vai sotto, cominci a vedere tutte le fotografie e a un certo punto ti trovi questa. Ma guarda un po'. Continui a scendere, ma non è tutto. E poi, ma guarda un po'. Che cos'è questo? Dice, questo è Shiva, Alessio, che sei ignorante. È un pochetto sì. È Shiva. Dice... Qualcuno dirà che magari non è aggiornato in queste cose. E allora? Perché se io metto CERN ma appare Shiva? Perché? Domanda. È la domanda del milione. La risposta è molto semplice, tra virgolette. Perché ti appare Shiva? Perché se tu vai al CERN, fisicamente vai in Svizzera, vai al CERN, arrivi, entri dentro, c'è la porta, l'ingresso, entri dentro, ti trovi con chi? Con Shiva. Ora, ecco il perché nel CERN si trova Shiva. Perché c'è Shiva? Ora, questo è semplice da capire, ma quello che non è semplice da capire è che cosa ci fa una della trinità satanica indiana nel CERN, che è un qualcosa di scientifico, dove ci stanno tutto il mondo scientifico e dove dovrebbero essere tutti atei e non c'entrare in nulla col mondo religioso, soprattutto indiano. Ma andiamo avanti, andiamo piano, vediamo un pochino. Allora, quindi uno gli fa questa domanda a queste persone, dice, scusate, no? Che cosa ci fa Shiva nel CERN? E ovviamente, come la particella dell'acceleratore di particelle, no? Ci hanno dato la mega risposta, anche il televisore è un acceleratore di particella, anche qui ci hanno dato una risposta molto intelligente. Qual è stata la loro risposta? Ma no, ce l'ha regalato il governo indiano. Il governo indiano, per regalo, noi abbiamo fatto... Il CERN nel 1954 ci ha regalato Shiva. Non ho capito, scusa, cioè il governo indiano va regalato Shiva? Cioè è come dire Shiva fa parte della trinità satanica, Shiva è il dio distruttore, Shiva nella religione indiana corrisponde al nostro Satana. È come se il governo italiano andasse dal governo indiano e gli regalasse la statua di Satana o di Baphomet o se lo vuoi chiamare Lucifero, te lo faccio vedere. Baphomet, ecco qua, questo è Baphomet, guardate che roba, è come se praticamente statua, dove sta la statua? Ecco qua, questa è la statua. È come se il governo italiano gli regalasse sta roba al governo indiano. Loro gli hanno regalato questo. Strano, no? Non vi sembra strano? Dice Alessio, stai esagerando. Dice, hai lavorato troppo, qualcuno dirà. Stai investigando troppo. E può essere che sto a investigare troppo. Mettiamoci pure che sto a investigare troppo. Ormai da decenni. Non è un giorno che sto a investigare, è una vita, però vabbè, sto a investigare troppo, va bene, ok. Allora, andiamo piano.
Facciamo finta che fino adesso non c'è niente di male, che va tutto ok, che sono tutti santi, che sono tutti immacolati, che sono tutti vattene a pesca. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo se c'è dell'altro. C'è dell'altro. Vediamo. Mi viene da ridere per non piangere. Che amarezza. Allora. Quindi è tutta una coincidenza, è tutto un film che mi sto a fare in testa. Vabbè, ok. A proposito, con Darwin avevano detto che avrebbero distrutto il cristianesimo, ancora non l'hanno distrutto. E poi a quanto pare qui tutti questi scienziati sono tutto meno che atei. Eppure dicono di essere atei, ma sono atei o non sono atei? Allora, 8.000 scienziati atei. Bene, io penso che la gente di oggigiorno sta passando dal cosiddetto ateismo all'agnosticismo, alla massoneria, all'agnosticismo, massoneria, alla New Age, al satanismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi persi erano prima e continuano a essere sempre più persi. Bene, allora. Ora, abbiamo visto che il governo il governo indiano, vabbè, pure i cinesi con questi dragoni, quella è un'altra storia. Allora, il governo indiano gli ha regalato al CERN il loro Satana, e loro tutti contenti, dice, oh grazie, però, ma è come se uno viene a casa tua, no? Pure se sei ateo, ma magari te porta la statua in miniatura, no? Te porta una roba del genere, no? Tu che fai? Io prendo la mazzetta da 50 kg e poi gli do fuoco. Questo faccio io. Ma questa è un'altra storia. Vabbè. Ok. Allora, quindi come la metto? Il governo indiano gli ha regalato Shiva, il loro satanasso, al CERN, e loro l'hanno messo là. E fino adesso diciamo che facciamo finta, ecco appunto, prendiamo parole in prestito, facciamo finta che è una coincidenza e che non c'è il male e che noi siamo fissati, noi cristiani siamo fissati, eccetera, eccetera. Vabbè. Se voi avete seguito il CERN negli anni, o qualcosa, o avete visto qualcosa, a un certo punto hanno fatto un cortometraggio nel CERN dedicato al dio Shiva e hanno fatto un balletto. Quindi non solo, e questo non l'hanno fatto gli indiani, l'hanno fatto quelli del CERN o gente esterna che è andata lì a farlo, e quelli del CERN tutti contenti, ma prego, dove praticamente entrare è difficilissimo, loro tutti contenti, ma certo, prego, entrate. E hanno fatto sto cortometraggio balletto, è un balletto che lo trovate anche in internet, dedicato appunto a Shiva. Vabbè, dice Ale, è un'altra coincidenza, lo so, noi cristiani purtroppo siamo fissati e ci dovete comportare. Allora andiamo avanti. Allora, domanda: come si chiama il CERN? No? Ma sai la battuta, no? Dice, di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Allora, il bambino me la facevano sempre. E io sai che ci pensavo? Non lo so, ci è bianco. E perché? Non dicevo perché, vabbè. Ho un po' enfatizzato. No, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Bianco, come si chiama il CERN? CERN. Ah, bravo! Sei più intelligente di me. Ok, ripeto la domanda. Come si chiama il CERN? CERN. E sono due. Lo vogliamo ripetere per la terza volta, così spegni il video e te vai a suicidare? Non lo ripetiamo più. Ok. Dice Alessio, stai scherzando troppo. Io quando parlo di satanismo e roba varia non faccio il serio, perché io non ho rispetto. Io ho rispetto per le cose di Dio e per la parola di Dio e faccio serio quando parlo delle cose di Dio, ma quando parlo della massoneria,
dell'agnosi e di questa roba qua non ho rispetto. Quindi rido, scherzo, faccio battute. Non ti piace? Cambia canale. Io questa gente non gli chiedo scusa. E non vado a chiedere a un satanista. Sei satanista, piuttosto lo denuncio. E mi chiamo Alessio Evangelisti. E ne so fiero. Allora, come si chiama il CERN? Il CERN si chiama CERN. Perché il CERN si chiama CERN? Ecco, questa è una domanda intelligente, vedete? Perché il CERN si chiama CERN? Oh, cominciamo a ragionare. Allora, vediamo se me lo dà. Oh, ma me l'ha dato subito. Guarda che bello. Oh, satanista di turno che ci guardi per studiare la Bibbia e poi usare quello che impari con noi contro la Bibbia. Guarda, satanista, guarda, stavamo con Baphomet. Vedi? Baphomet. Questo è il maledetto schifoso verme, ecco qua, sto verme schifoso, no? Che voi adorate, che stermina bambini, ammassa, brucia, fa un macello e per buttarli nell'inferno. Questo è Baphomet. Da Baphomet passiamo a Cernunnos. Oh, perfetto. Questo è Cernunnos, ecco qua. Chi è? Guarda che roba. Bussa via. Ma sei brutto e sei. Ecco qua. Cernunnos, guarda che roba. Ah, ecco qua. Eccolo qua. Questa è una cosa ritrovata, vera, originale. Ok. E questo è Cernunnos, e guarda caso, non ci avevo fatto caso prima, gnosticwarion.com, hai capito? Dove stai? Te lo lega allo gnosticismo, hai capito? Non lo sapevo, dove sta? Hai capito? Celta, vabbè, è il dio Celta, ok, e te lo lega allo gnosticismo, hai capito? Quindi noi vediamo che Cernunnos è legato anche alla gnosi. Quindi quando noi faremo il prossimo video dove denunceremo massoneria e gnosticismo e dimostreremo ulteriormente che questa roba è correlatissima al satanismo, alla stregoneria, ci metteremo anche questo, ulteriore prova, ulteriore dimostrazione. Hai capito? Non lo sapevo, l'ho visto adesso. Ci avevo fatto caso. Bene, grazie a Dio. Interessante questo video. Come stai? Che c'hai? Cioè, stai a sudare troppo? Passate un po', prendi un fazzoletto, lo bagni, te lo passi così, mi raccomando, siediti, rilassati, fai un respiro, poi ne fai due e poi ne fai tre. È tutta una barzelletta. La stava buttando caciara, come diciamo a Roma. Quando parliamo di questa roba, noi subito lo spirito ci diventa birichino. Allora, la domanda era, perché il CERN si chiama CERN? Perché il CERN viene da Cernunnos. E chi era Cernunnos? Cernunnos era il dio cornuto, e non è una battuta. Ecco qua che c'ha le corna. Non è un modo di dire, è vero. È il dio cornuto, vedi, lo fanno cornuto. Eccolo qua. C'ha le corna, vedi? È cornuto, c'ha le corna. C'ha le corna, perché Satana imita tutto quello che è di Dio. Dio aveva messo le corna sull'altare degli olocausti, ve lo ricordate? Ecco, qui siamo rispettuosi perché stiamo parlando delle cose di Dio. Il Signore ha detto a Mosè, fatti un altare con quattro corna. Poi c'era l'altare dei profumi, aveva le corna. Insomma, il corno nella Bibbia ha una storia molto bella. Lo stesso Signore Gesù Cristo, quando verrà a rapire la sua Chiesa, suonerà lo shofar, che è un corno vuoto. Il corno rappresenta qualcosa che non ha vita, ma che soffiandogli dentro, appunto con lo ruà, con lo spirito di Dio, acquista vita, suono, eccetera, eccetera, eccetera. Satana prende le cose di Dio e le sporca, ok? Ecco qua. Quindi Cernunnos vuol dire
è il dio cornuto che ha le corna. Infatti Satana ha le corna. Ora la domanda del milione è: seppure i satanisti hanno le corna, dice, non è tanto battuta, perché tu li vedi quando questi si mascherano, si mettono le corna. Quindi a quanto pare sì. Domanda: ma pure i massoni hanno le corna? Ah, questo non lo so. Non lo so. Però Cernunnos significa il dio cornuto. Quindi a un certo punto noi vediamo che il CERN viene creato, gli viene data sta statua di Shiva, viene messa proprio all'entrata, fanno una danza o permettono che venga fatta una danza in onore al dio Shiva, e in più si chiama CERN in onore al dio cornuto. Cominciamo a vedere che si iniziano a concretizzare una serie di coincidenze che lasciano assai riflettere, e non ce ne vogliate per questo, perché noi ci piace da pensare. Bene, vogliamo andare avanti, prendete ancora un altro fazzoletto sempre bagnato, asciugatevi un pochino la fronte, rilassatevi, tre respiri e proseguiamo. Benissimo, allora, ora, quando noi andiamo a investigare, no, come abbiamo visto qua, tra l'altro ci sono delle coincidenze, appunto, gnosticismo, Cernunnos, eccetera, celtico, da qui viene poi l'Halloween, attenzione, eccetera. Quando noi andiamo a investigare, vediamo che Cernunnos, Baphomet e Shiva sono lo stesso praticamente personaggio, perché hanno tutto in comune. Quindi quando diciamo Baphomet o Satana, vi ricordate, vediamo, Baphomet, ecco qua, o Satana, Cernunnos e Shiva, che è questo, sono lo stesso personaggio. Altra coincidenza. Nel giudaismo questo personaggio veniva chiamato Abaddon. Vogliamo mostrarvi altre cose. Questo Abaddon viene chiamato, e questo ce lo dice Apocalisse 9, anche Apollyon. Benissimo. Dice: cosa ci interessa questo con il CERN? Molto semplice. La domanda del milione è: dove è stato costruito il CERN? Qua. Fammi vedere. Non ti dà tanto i nomi. Ma comunque qua, ecco qua, ok. Allora, il CERN è stato costruito a quindi Saint Genis Pauli. Allora, CERN è stato costruito in Saint Genis Pauli, vediamo. E se io faccio così, che succede? Ecco qua. Ok. E se faccio così? Me del vino? Ma no. Non mi interessa. Aspetta un po'. Sotto che c'era? E questo? Scusate,
Non l'ho fatto prima, lo faccio adesso. Va bene. Va bene. Non ci interessa questo. Ok. Prendiamo questo. Va bene. Allora, il CERN si trova qui, che è St. Genis Pauli, Ginevra. Ok. Nella regione dell'Alverina Rodano Alpi. Ok. Devi notare bene questo termine qua. Questo. 1, 2, ecco qua. Pauli. Pauli. Perché Pauli? Perché Pauli? Mi va via la voce. Perché Pauli? Da dove viene Pauli? Pauli viene da Apoliacum in latino. Il fratello Pietro ci dia delucidazioni, che conosce il latino. Noi il latino non lo conosciamo, anche perché è la lingua dell'anticristo e non ci interessa. Battuta. Allora, è vero. Una battuta per dire una cosa vera. Mo non me domandate sotto perché è la lingua dell'anticristo. Tiratevele da soli le delucidazioni, le risposte. Allora, Pauli viene da Apoliacum, che Apoliacum in greco appunto si dice Apollyon. Quindi il CERN è stato costruito esattamente qua, in questa zona, che si chiama St. Genis Pauli. Perché Pauli? Perché significa Apoliacum, cioè Apollyon, perché all'epoca romana, dove oggi si erge, perché vogliamo usare questa parola, si erge il CERN, all'epoca romana si ergeva esattamente dove si trova il CERN oggigiorno, che è questo, ecco qua, sarà questo? Beh, diciamo che è questo, via. Dove si erge oggi il CERN, all'epoca romana si ergeva un tempio, indovinate a chi? Ad Apollo. Apollium, Apollium, che Pauli, che si chiamava Apoliacum in latino, e quindi Apollion in greco. Ecco perché si chiama Pauli, appunto, St. Genis Pauli. Domanda, Saint che significa? Saint significa santo, quindi praticamente loro stanno dicendo che Apollyon è un santo. Quante coincidenze. Che ne pensate? Ok, facciamo così. Va bene, ok, CERN, ok, interessante anche questa, eccoli qua, eccolo qua, questa è Shiva. Quindi noi abbiamo appena visto che il CERN è costruito su St. Genis Pauli. Saint significa appunto santo. Pauli viene da Apoliacum, quindi da Apollyon. E quindi praticamente stanno dicendo che Apollyon è il loro santo, possiamo dire il loro santo protettore, eccetera, 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 e che guarda coincidenza all'epoca dei Romani, in quel posto dove oggi si erge, possiamo utilizzare appunto questa parola, il CERN, ok? Si ergeva un tempio proprio ad Apollo. Bene. Qualcuno dirà ancora proprio capoccione, satanista, massone, eccetera, eccetera, eccetera. Sono solo coincidenze, ok? Sono solo coincidenze. Va bene, allora. Noi vogliamo dire, ma sì, avete ragione,
vogliamo fare un'altra domanda e la chiameremo anche questa volta la domanda del milione. Il CERN ce l'ha un logo? Domanda, è una domanda. Il CERN ha un logo? Noi sappiamo che tutte le grandi multinazionali, industrie, insomma, movimenti scientifici, eccetera, eccetera, hanno sempre un logo. Il CERN ce l'ha un logo? Dice sì. Qual è il logo del CERN? Domanda. Andiamolo a vedere. Eccolo qua. Ma guarda che bello che è. Anzi, questo è più grosso, ci piace di più. Ma guarda che roba, guarda. Questo è il logo del CERN. De tutti questi 8.000 scienziati, quelli che gli stanno sopra, che dicono che sono tutti atei, hanno messo questo piccolo loghino. CERN, logo, 1, 2, 3, Alfredo qui non c'è, 4, 5, 6, Alfredo dove sei? 7, 8 e 9, Alfredo fa le prove. Mi è uscita fuori Alfredo. Eccolo qua, questo è il logo del CERN. Che ne pensate? Eccolo qua. È un 666. Ma che coincidenza! Pure questo è 666, alta coincidenza, certo, e lo sappiamo, sono tutte coincidenze. www e va, vedete quando vedete, diciamo noi le cose 666, insomma sto 666 lo troviamo dappertutto. Eccolo qua, questa è più bella, guardate quanto è bella, questo è il logo del CERN, eccolo qua, 666, ma guarda un po' te. Lo so che è una coincidenza e che noi siamo dei malpensati. Noi lo sappiamo questo, ma infatti noi vi diciamo che sono solo coincidenze, sono semplicemente 200.000 coincidenze e tutto qui. Vediamo qui che altra roba ci dà. No, stavo vedendo perché tutte queste cose prima mica le abbiamo fatte. Stiamo improvvisando molto in questo momento. Ok, interessante. Adesso un po' così. Allora, andiamo avanti seriamente o volete un'altra battuta, già che stiamo in tema di satanismo e massoni? Che dite? Volete una battuta? No, poi dopo quelli legalisti del web poi si arrabbiano. Dice, non fate le battute. Ho capito, ma stiamo a parlare dei massoni, dai, su, un po' di elasticità. Bisogna pure un po' scherzare con sta gente. Questa. Allora, quindi il logo del CERN è il 666. Bene, Luca? No, vabbè, questo adesso lasciamo stare. Benissimo. Allora. Chiudiamo qua per adesso e vogliamo aprire una parentesi. In questo momento il mondo è stato ormai preparato mentalmente e psicologicamente a una pseudo-invasione da parte di pseudo-extraterrestri. Questo è stato fatto attraverso Hollywood con i suoi film da passoide. Hollywood ha lavorato molto, ma non solo, anche attraverso molti libri, tra cui appunto Sitchin e tutta sta gente qua, che ha invaso, diciamo, il mondo con le proprie pseudo teorie, presentando dei libri che parlano di tutto meno che di scienza. Bene. Interessante notare che Satana in seconda Tessalonicesi 2:9-11 fa dei miracoli, ma non sono miracoli veri, sono miracoli di menzogna, perché Satana i veri miracoli non li può fare, cioè Satana non può creare qualcosa da nulla, quindi ti usa il creato di Dio per far apparire delle cose e non è un miracolo, è un finto miracolo. I veri miracoli li fa solo Dio, i miracoli che fa Satana sono finti, pseudo miracoli. Sono miracoli di menzogna, li chiama la scrittura. Leggete Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, dal verso che va al 9 all'11. Questo ci servirà forse più avanti, forse. Bene.
Quindi gli extraterrestri certamente arriveranno, questo non c'è ombra di dubbio, ma non di certo gli extraterrestri che ci stanno presentando i mass media, quelli che vengono da Marte, eccetera, eccetera, o quelli che ci stanno presentando gli ufologini, i birillini di turno, con i loro gessomini di turno, che gli vanno dietro e gli portano. Eccetera, eccetera, eccetera. Gli extraterrestri che arriveranno, ma abbiamo letto in Apocalisse 9 da dove arriveranno, dal secondo cielo e dall'abisso. Non sono extraterrestri, sono demoni. La parola di Dio dice chiaramente che gli extraterrestri, occhio, non esistono, a meno che per extraterrestri non si voglia intendere appunto i demoni, che in verità sono extraterrestri perché non vengono dalla Terra, ma vengono prima dal terzo cielo, poi sono stati buttati fuori e poi vengono dal secondo cielo. Allora in questo caso sì, ma extraterrestri intesi come vita nello spazio, eccetera, 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 qualsiasi cristiano dica una cosa del genere, dipartitevi da lui, perché la Bibbia dice chiaramente che il secondo cielo, che è tutto l'universo, è abitato dai demoni e basta. Quindi occhio, perché questa è la Chiesa Cattolica che sta pubblicizzando il discorso degli extraterrestri, attenzione, con il loro extrapotere mondiale, economico, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché si sta per preparare, o si sta preparando, anzi è già pronto, il grande inganno, quando tutto quello che è scritto in Apocalisse 9 si concretizzerà, chissà, già stanno apparendo delle navicelle spaziali, oltre quelle che sono, diciamo, che non sono apparizioni vere, ma molte sono vere, ma perché sono appunto angeli del nemico che stanno facendo questo. Io ho visto queste cose, nel senso, ho visto questa gente come lavora anche all'estero, in paesi dove ci sono montagne intere consacrate a Satana, quando fanno le riunioni fanno apparire navi spaziali, le riunioni di satanismo, di stregoneria che fanno i peggioriti, cose che non vi posso neanche raccontare, pazzesche. Ricordatevi che io sono stato anche in missione in Amazzonia, insomma l'esperienza ce l'ho un po' alle spalle e vi posso dire che so di quello che sto parlando. Attenzione al movimento satanico. Il movimento satanico è molto pericoloso, non giocate con loro, con questi demoni, attenzione. Se siete cristiani, siete lavati col sangue di Cristo, non dovete aver paura di niente, di nessuno. Ma se non siete cristiani, occhio a giocare con queste cose. State lontano da tutte queste cose, cominciando dalla New Age, dalla gnosi, dalle sedute trascendentali e viaggi astrali e tutta sta porcheria. Occhio, una volta che Satana entra, non esce. Attenzione. Allora, puoi essere liberato da Cristo però. Se sei un satanista e vuoi essere liberato da Cristo, Cristo è potente di liberarti. Cristo è potente, non devi aver paura. Quindi, occhio a quei cristiani che vanno dicendo che credono alla vita extraterrestre. Non li seguite. Io ve l'ho detto, noi ve l'abbiamo detto. Poi fate come vi pare. Siamo in campo di denuncia in questo frangente del video. E tutto questo c'entra con Apocalisse 9. La storia delle, a proposito, quando abbiamo iniziato questa parte del video, abbiamo detto che CERN nasce nel 1954 a ridosso del 47-48, quando gli ebrei
entrano in terra di Canaan, in Israele, anche il mondo, il discorso ufologico nasce nel 1947, contemporaneamente, tutto nasce lì, la stessa ONU, tutto nasce in quel frangente di tempo, è Israele che dà il via all'ultima generazione. Ok, questa era la parentesi delle apparizioni e degli extraterrestri. Ok, quindi abbiamo già parlato di tutte le coincidenze che ci si sono concretizzate nel CERN. Abbiamo aperto sta parentesi con l'invasione degli extraterrestri, quindi mo la chiudiamo e torniamo al CERN. Allora, i scienziati del CERN, dove stai? Dove stai? C'era quella foto che mi piaceva tanto. Non la trovo più, va bene così, non fa niente. Allora, i scienziati del CERN sanno che esistono altre dimensioni, mondi spirituali, portali dimensionali, cose simili, eccetera, eccetera, eccetera. E testualmente hanno asserito che vogliono aprire queste porte, questi portali dimensionali. Lo hanno detto proprio categoricamente. Perché vogliono mandare qualcosa di là, sì, l'anima loro, gli rispondiamo noi. Ovvero far venire qualcosa di là, da questa parte. Benissimo. Chi disse questo? Chi lo disse questo? Che vogliono aprire queste porte, queste altre dimensioni, questi portali dimensionali, questi mondi spirituali, questi universi paralleli, eccetera, eccetera, eccetera. Chi lo disse? Lo disse l'ex direttore del CERN, chiamato Rolf Heuer. Questo lo disse. Non è, guardate qua, guardate che bel logo 666. Questo è Rolf Heuer. Voi pensate che questa gente è atea? Sì? Ah, questi sono massoni. O gnostici, la stessa cosa. O satanisti, è tutto lo stesso brodo. Quindi, questo qui stette in carica come direttore del CERN dal 2009 al 2015. E gli disse, e citiamo le sue testuali parole, quando ci riusciremo a fare appunto questa cosa qua, qualcosa o qualcuno, cioè ad aprire queste porte, qualcosa o qualcuno potrebbe venire da questa parte e a sua volta noi potremo mandare qualcosa da quell'altra parte. Sì, le loro anime. Certo, ci andranno, non vi preoccupate. Giocate a essere Dio, a creare il Big Bang, a creare l'antimateria, a creare i buchi neri, a smantellare l'universo, a portarlo allo stato liquido, e per fare questo volete aprire questi portali dimensionali, per aprire i portali dimensionali lo dovete fare, dovete costruire le cose appunto in determinati posti della terra, tipo appunto dove si ergeva il tempio ad Apollium, eccetera eccetera eccetera, farlo in determinate date, perché la massoneria e la stregoneria, il mondo ufologico, la New Age, l'ognosticismo fa tutto in determinate date, eccetera eccetera eccetera, nulla è a caso. E quindi lui disse testualmente, il direttore del CERN, che vogliono aprire dei portali dimensionali, di altre dimensioni, mondi spirituali, universi paralleli, per far venire qualcosa da questa parte. È quello che loro dicono. E come trasfondo ci abbiamo Shiva, ci abbiamo il 666, e ci abbiamo un CERN costruito dove si ergeva il tempio ad Apollio. Lo stesso CERN si chiama Sante Sant Pauli al momento, che viene da Apoliacum, eccetera eccetera eccetera. Bene, Stephen Hawking, quello che abbiamo appunto citato prima, lo scienziato, sapendo tutte queste cose, sapendo chi è sta gente, eccetera eccetera eccetera, e avendo sentito appunto questa infelice affermazione che vogliono aprire
sti portali dimensionali per far venire qualcosa dalle altre dimensioni a questa nostra dimensione, disse, citiamo le sue parole: voi state per aprire la scatola del Pandoro. Fate attenzione, perché una volta che avrete tolto il coperchio e sarà uscito quello che ivi si trova, mai più riuscirete a farcelo ritornare. Lo ha detto Stephen Hawking. Vi ricordate quello scienziato che sta sulla sedia a carrozzelle? Bene, in tutto questo Dio sta guardando e li sta facendo arrivare dove stanno arrivando. Infatti per millenni l'uomo, l'essere umano, ha camminato col muletto, con l'asinello, col cavallo, con la carrozza, e solamente oggi sono stati aperti i rubinetti del sapere, come fu profetizzato da Daniele 12:4, e l'uomo sta arrivando dove sta arrivando. Adesso avete capito perché per millenni Dio non ha permesso che l'uomo andasse oltre queste scoperte scientifiche, eccetera, eccetera? Te credo. Ecco che cosa fa l'uomo. Costruisce armi nucleari, aeroplani, sommergibili nucleari, portaerei, va sullo spazio per conquistare la Terra, costruisce il CERN per giocare ad essere Dio e lo fa in modo esoterico, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Ad asserire tutte queste cose che vi stiamo dicendo sono gli stessi scienziati del CERN. Vi metteremo alcuni link sotto alla descrizione, già ve l'abbiamo detto. Quindi vogliono appunto creare tutto questo, materia scura, supermateria, antimateria, altre dimensioni, portali dimensionali, aprire queste porte, ricreare il Big Bang, creare buchi neri. Per non parlare appunto di tutte queste coincidenze, il 666, eccetera, eccetera, eccetera. Se tu ti studi la biografia di Nikola Tesla, lui stesso ebbe a dire che gli apparivano delle entità che gli rivelavano quello che lui poi scopriva. Quindi queste cose che poi l'uomo usa per costruire appunto il CERN, le bombe atomiche, eccetera, eccetera, è una conoscenza che viene dai demoni e non da Dio. Dio ha creato l'uomo felice e contento, aveva la sua casa, il letto era l'erba e il tetto era il cielo. Viveva sotto una pianta e stava tanto bene. Questo è il tutto dell'uomo. Non è arrivare nello spazio e avere una vita frenetica dentro una città frenetica, quando abbiamo tanto spazio nel mondo da poter stare ognuno con il suo pezzamento di terra e vivere tranquillamente del proprio orticello. Avremo altro che danneggiare la natura. Non crediate a queste sciocchezze. La natura. Ipocriti che dicono stiamo superando lo smog con le autovetture qua e là e poi passano con gli aeroplani e ci lasciano le scie chimiche. Ipocriti, il mondo è ipocrita, i governanti, i politici sono governati non da cose buone, ma da questi extraterrestri che sono demoni. Lo dice la scrittura, cominciando da Matteo capitolo 4. Se lo volete accettare. E quindi noi denunciamo. Bene. Quindi, a questo punto, vogliamo fare la famosa domanda del milione. Abbiamo visto che questi qua, no, partiamo da Apocalisse. Abbiamo visto in Apocalisse che l'abisso è la prigione dei demoni e che l'angelo caduto dal cielo, anzi la stella caduta dal cielo, gli fu data la chiave per aprire la porta dell'abisso e far fuori uscire tutti quanti i demoni e quelli che si trovano là, quelli che dovranno uscire, solo Dio lo sa. Ok, e questo si concretizzerà a prescindere. Ora, abbiamo visto che questi demoni poi si impossessano, come sempre stato, delle persone, degli abitanti della Terra, in particolare dai governanti, dai politici, dal mondo scientifico, dai generali, da chi controlla l'economia, il discorso bellico, eccetera, eccetera.
per fare le loro cose. Analogamente, a fianco a questo, abbiamo visto il CERN che come obiettivo primario c'ha, l'hanno detto loro, quello di aprire portali dimensionali, eccetera, 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 e far venire qualcosa dall'altra parte a questa parte. Ora, la domanda del milione è: c'entra qualcosa il CERN con l'apertura dell'abisso descritto in Apocalisse, capitolo 9? Ok. Io dico, nessuno lo può sapere in modo tassativo. Quello che sappiamo in modo tassativo è che loro hanno questo sentimento e lo vogliono fare. Ora, se saranno loro ad aprire questa porta perché Dio ha permesso che Satana gli desse la conoscenza per fare determinate cose e i demoni useranno l'uomo per aprire quella porta attraverso il CERN, questo lo sa solo Dio. Una cosa è certa, quell'abisso si aprirà o tramite i demoni che useranno l'uomo per farlo o sempre tramite i demoni, perché a Satana gli fu data la chiave e per il tramite di nessuno, ma lo farà lui da solo. Una cosa è certa, quella porta si aprirà, e una cosa è certa, il CERN è diabolico. È una coincidenza, sono tutte coincidenze, ma sono fatti reali e oggettivi, e nessuno può dire che quello che abbiamo detto è falso, perché è tutto vero, documentato. È come dire che l'acqua non esiste, è come dire che il sole non esiste, è come dire che la terra non esiste. Non si può negare l'innegabile. Queste cose sono alla portata di tutti. Bene. A proposito, un dato interessante è che, dove sta? Quando parla dell'angelo dell'abisso, il cui nome in ebreo è Abaddon e in greco Apollyon, si trova nel verso 11 e il capitolo è 9. E quindi 9:11 vi dice niente? La massoneria che copia tutto e studia la Bibbia, come dice il birillo di turno, è vero che studiano la Bibbia, ma la studiano per il male dell'uomo e per calpestare Dio. Le peggiori stragi del mondo occulto, della massoneria, eccetera, eccetera, sono state fatte il 9:11. Non è solo le Torri Gemelle, la stessa Prima Guerra Mondiale, quando fu finita, fu fatto alle ore 9:11 del giorno, mi pare 11, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E noi, se voi vi mettete a studiare le stragi della massoneria, eccetera, 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 c'entra molto il 9:11. È un'altra coincidenza, sta lì. Ve la volevamo dire, se anche queste cose non ti bastano, ti voglio far vedere la statua di Baphomet. La statua di Baphomet, che è questa qua, porta il numero 11. Che ne pensi? Come va? Vuoi il fazzoletto per asciugarti la fronte? Ti stai sentendo male? Non ti garba questo video? Che ti è successo? Pigliati una camomilla. Bene. Allora, potremmo proseguire, andare avanti per molto tempo ancora. No, finiamo qua, dai. Io penso che qua, cioè, veramente ancora ci sarebbe altro da dire e da spiegare, però il video già è lunghissimo. Quanto detto è più che sufficiente.
stiamo assistendo all'ultimo risveglio del satanismo, la massoneria, la gnosi, la New Age, Scientology, tutta sta porcheria. Il mondo è pronto ad accogliere l'anticristo a braccia aperte, tutti i miracoli di menzogna, pseudo extraterrestri. E tu sei pronta ad accogliere Cristo quando suonerà la tromba in qualsiasi momento? Stai cercando la pace e la santificazione senza la quale, dice lo Spirito Santo, e qui stiamo parlando del Signore, facciamo i seri, quando parliamo del Signore facciamo i seri, come giusto che sia, noi amiamo il Signore, stai cercando la pace e la santificazione, come dice lo Spirito Santo, senza la quale nessuno vedrà Dio, ti stai studiando, stai pregando, stai leggendo la sua parola? Non siamo tutti chiamati a fare questo genere di studi. Ma basta un passo al giorno, qualche versetto al giorno, prega un po' al giorno, frequenta una chiesa di sana dottrina, cerca le cose del Signore e aspetta il Signore. Gesù lo ha detto, troverò io la fede in terra quando tornerò? Fede è tutto e tante cose, ne abbiamo già parlato. È un video anche di risveglio, lungo una quaderna, mamma mia quanto è lungo questo video, ma d'altronde noi spieghiamo tutto, dalla A alla Z, e per farlo ci vuole tempo, qui ce n'è un'altra di statua, ecco qua, numero 11, due bambini, perché Satana chiede sacrifici di bambini. E queste sono le corna, cornuto pure lui, come Cernunus e come tutti gli satanisti e gli massoni. E un altro due, poi tra l'altro, uno e due. Noi denunciamo tutto ciò che è satanico, senza indugio, senza mezze misure, proprio lo denunciamo. Se non ti piace, sei libero di non fartelo piacere. Non chiediamo comprensione, ma andiamo avanti per quello che riteniamo sia la strada biblica. Bene, questo è stato il video. Volete contribuire con questa piccola opera, questo piccolissimo ministerio? Potete farlo, potete iscrivervi al canale, potete cliccare sulla campanina, potete condividere questi video, potete creare playlist, potete scaricarli e ricaricarli, questi video. Potete farlo anche a nome vostro o a nome di nessuno, non chiediamo che venga riportato il nostro nome, non ci interessa. Potete anche metterci il nome vostro, cioè non ci interessa, l'importante è che la parola di Dio circoli, la verità circoli, le persone vengano avvertite, quelli che vi vogliono ascoltare. Bene, cari amici, questo è stato il capitolo 9 del libro dell'Apocalisse, e mo per adesso ci fermiamo con l'Apocalisse, perché come avete visto porta via, detto proprio alla romana, un botto di tempo. E torniamo in carica all'apologetica e a denunciare appunto il mondo ufologico, massonico, malinconico, faraonico, alcolico, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie per averci seguito. Vado a chiudere. Yes. Con voi è stato Alessio Evangelisti. Che Dio vi benedica. Gloria allo Spirito Santo. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Grazie. E se Dio vorrà, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.